Una stangata che non risparmia nessuno. La Tari, tassa sui rifiuti, costa agli italiani mediamente il 25% in più rispetto al 2010. E Como purtroppo non fa eccezione, anzi nel capoluogo lariano gli aumenti vanno dal 16 al 52% e toccano i single, le famiglie con un solo figlio e quelle numerose. In percentuale il salasso maggiore è proprio a carico delle famiglie numerose. Il Sole 24 Ore ha analizzato il peso della tassa sui rifiuti in 51 capoluoghi di provincia italiani, calcolando la variazione dell'importo dal 2010 al 2014. Tre i profili considerati: un single che vive in un appartamento da 50 metri quadrati, una famiglia di tre persone con una casa di 108 metri quadrati e una famiglia numerosa che vive in 120 metri quadrati. Partendo dall'ultimo scenario, ossia la famiglia numerosa, risulta che quest'anno la Tari ammonta 321 euro, con un rincaro del 52% rispetto al 2010. Più modesto invece l'aumento sulla famiglia di tre persone, che si ferma al 16%, mentre il conto per i single è salatissimo, più 41% rispetto al 2010. Sugli aumenti pesa senza dubbio il taglio dei trasferimenti agli enti locali e la presenza di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che a Como è stato introdotto a giugno di quest'anno. A Varese però i residenti non avranno sorprese nel bollettino della tassa rifiuti. In tutti i profili considerati, infatti, l'importo scende di percentuali comprese tra il 10 e il 12%. L'acconto Tari è stato pagato dal Comaschi giovedì 16 ottobre, mentre il saldo andrà versato entro il 16 novembre.